Tu nel 99, Paolo, hai vestito per un giorno il simbolo del primato, ovvero la maglia rosa, alla fine di quel famoso giro, ormai passato alle cronache, sappiamo tutti il motivo. In quell'occasione, per rispetto appunto verso Marco, decisi di non indossarla quella maglia lì. Ancora oggi il pubblico ti stima, ti osanna, ti ringrazia per quel gesto, che a distanza di quasi 20 anni rimane un gesto a dir poco nobile. Ce lo vuoi raccontare? Ma sai, Pantani aveva vinto il Giro Tour del 98, aveva riportato il ciclismo a dei livelli altissimi, cioè era uno di quei personaggi che riusciva a portare a seguire il ciclismo anche chi non era appassionato dello sport, di questo sport. E aveva dominato quel Giro d'Italia, io ero secondo, ero un po' in calo, ero stanco, ero al quarto anno da professionista e quella mattina così a fulmine ciel sereno, un fulmine ciel sereno, si scoprì che Pantani non poteva partire in quella tappa. Quindi parlando con il patron della Saeco, che era Zappella, decidemmo di non indossare quella maglia per rispetto suo, cosa che al giorno d'oggi non si potrebbe neanche più fare perché poi sono stati cambiati i regolamenti e chi non parte con la maglia del simbolo del primato della corsa non può prendere il via. Sì, viene sanzionato, esatto. Viene sanzionato e non può Esatto. prendere via, viene escluso dalla corsa, quindi ovviamente è una cosa che non si potrebbe più fare. Una volta si faceva anche quando, non so, la maglia di leader di una corsa a tappe cadeva, aveva dei problemi, il giorno dopo per rispetto non si indossava la maglia.